La Fiera del Benessere, Salute ed Estetica si è tenuta al centro acquisti il nuovo Borgo a Sulmona. L'interessante quanto spettacolare fiera è giunta alla seconda edizione dopo il successo del precedente anno. Un vero percorso attraverso i cinque sensi, intrattenimenti, performance, convegni, fitness. Tre giornate di puro interesse e divertimento che ha allietato le tre serate nella Galleria del Borgo. Il pubblico ha molto partecipato all'evento, gradendo ogni cosa ed ogni particolare della kermesse. Della prima giornata ci siamo già occupati in un precedente servizio che ha visto l'inaugurazione con un delizioso buffet offerto a tutti i visitatori. La seconda giornata è stata caratterizzata da interviste con professionisti sull'alimentazione, sulla salute, sull'estetica, il tutto intervallato da momenti di musica con una cantante giovanissima ma dalla voce veramente pregevole. La terza giornata è stato il clou dell'intera manifestazione, serata presentata da Fiorenza Quadraro, ed ancora musica, performance, esibizioni di parrucchieri e di barman. Anche questa volta notevole la presenza del pubblico e completa la soddisfazione degli organizzatori. La serata si è conclusa con l'esibizione della scuola di danza Paradise di Passaretti. Siamo al terzo giorno, quindi possiamo fare il bilancio delle tre giornate che sono state molto fruttuose. La gente ha partecipato in modo veramente risolutivo, c'è stata tanta gente, sono stati molto interessati agli stand, gli standisti ovviamente hanno riscosso il successo che volevano, quindi il bilancio dei tre giorni è sicuramente positivo. Siamo contenti che va a concludersi questa kermesse, una seconda edizione della fiera dedicata al settore estetica e benessere. E dalle tante presenze di pubblico possiamo ritenerci molto soddisfatti della buona riuscita dell'evento e ringraziamo nuovamente tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, in primis tutti i negozianti, gli operatori della struttura, l'organizzazione che si è resa partecipe e ha determinato la buona riuscita di tutto ciò e tutti gli espositori. Una fiera ancora più ricca di quella dell'anno scorso e faccio i miei complimenti ad Antonietta Santavenere, perfetta organizzatrice, che mi ha voluto per l'ultima giornata, quella più importante, quella dei live show, e io sono felicissima di poter presentare eccellenze del territorio, attenzione non solo di Sulmona, che si cimenteranno in diverse performance, dal live di capelli a quello addirittura dei cocktail però salutari, ancora con un'altra serie di iniziative, massaggi, abbronzature, spray e poi il ballo, quello che ci fa stare bene, ci rilassa e ci fa stare anche un pochino più sereni.